Allora, posso leggere Giovanna? Va bene. Pace fratello Giuseppe. Mi chiamo Giovanna e vivo in Francia. Ti seguo spesso e condivido alcun tuo dire, altre no. Diciamo, prendo il buono e butto il cattivo. Giovanna continua, sei sempre nelle mie preghiere. Dio ti benedica, Giovanna. È dura per me scrivere ciò che ho da dirti, ma è da parte di Dio. Da tanto tempo Dio mi ha chiesto di mandarti un messaggio di esortazione, ma io mi sono sempre rifiutata. E dicevo al Signore, Padre, ma io non sono degna nemmeno di essere la suola delle scarpe del fratello Giuseppe. Ma perché non, proprio io? Ma non diciamo sciocchezze. Cioè, qui è solo Gesù, ragazzi. Qualcosa di buono che succede, qua è Gesù. Va bene? Adesso ho preso coraggio perché l'insistenza del Signore è troppo forte. Questo dice il Signore. Caro figlio mio, ti ho dato conoscenza della mia parola perché io ho voluto questo. Ma adesso ti esorto di non mettere più immagini. Io non sono quel Gesù e così facendo induci alla idolatria e il diavolo ne fa uso. Cioè farebbe uso delle immagini... Che mettiamo sui video. Immagini, cioè le immagini... Tu sai benissimo che io odio l'idolatria, perciò ti dico di mettere sui tuoi video versetti biblici affinché chiunque veda legga le mie parole e mi adorino in spirito e verità. Se ti dico questo perché conosco le astuzie del mio nemico. Seconda esortazione, la musica del mondo che tu incoraggi ad ascoltare anche in radio, per me è abominio perché sono scritte da Satana, anche se possono sembrare innocenti con parole d'amore, sono false. Non ci può essere lo Spirito di Dio in persone che non mi amano. E come può essere nella loro musica? Il diavolo è sottile e molti credenti ascoltano musica diabolica, qualsiasi essa sia. Io ti dico, figlio, non essere oltraggioso verso questa mia figliola, perché lo farai contro di me, e non far poco stima di ciò che ti ho detto. Fine del messaggio. Ok, Angela, cosa pensi? Vorrei leggere prima le risposte che i fratelli hanno inviato a Giovanna, così vediamo cosa pensano i fratelli e dopo ascoltiamo anche te, Giuseppe. Sì, perché dobbiamo ascoltare anche le critiche. Sì, sì, vediamo se i fratelli sono d'accordo. Allora, i fratelli hanno risposto. Alcuni sì, non leggiamo tutti, ma guarda, hai scelto qualcosa. Guarda, hanno mandato risposte così belle che è stato difficile scegliere, quindi leggerò molti. Ecco, magari quindi non c'è neanche bisogno che rispondo. Leggerò tanti. Cominciamo con Carla. Grazie Gesù. Carla dice, infatti le scritture parlano così, non fare immagini, Deuteronomio 5,8, ma attenzione perché in questa chiesa con codesti fratelli e tutti noi che ne facciamo parte non adoriamo affatto il creato degli uomini, noi adoriamo il creatore e lo adoriamo in spirito e verità. Credo che mai nessuno di noi sia stato tentato o turbato dalle immagini pubblicate, anche perché alla base di tutto ci importa poco dell'immagine. Rifletterei piuttosto su colui che ti ha dato il messaggio. E qui ho un bel po' di dubbi a riguardo. Voglio ricordare il momento quando Gesù fu tentato nel deserto. Satana lo tentò con parole veritiere della scrittura. Egli comanderà i suoi angeli attorno a te di custodirti. Infatti questa scrittura la troviamo nel Salmo 91,11. Ma Gesù in questo contesto replicò dicendo «Non tentare il Signore Dio tuo». In questo caso, per quanto vero possa sembrare il messaggio, viene usata la verità, ma allo scopo di distruggere e confondere. E Satana è un vero intenditore riguardo il calunniare. Un altro punto di cui non sono affatto d'accordo è la musica. Tutto quello che si ascolta in questa chiesa e per radio non mi sembra sia musica satanica o con parole di amore falso, per quello che mi riguarda. E soprattutto non vedo del male in coloro che le cantano. Perché giudicare cantanti che pur avendo una piccolissima fede la manifestano scrivendo testi che comunque ti portano a riflettere e ad amare e glorificare Dio. Anche la musica è un modo per evangelizzare, per portare le pecore a Dio.
Ora, cara sorella, l'unica cosa che in questo non è costruttivo, ma distruttivo, è, a mio riguardo, il messaggio da te ricevuto non mi sembra sia Gesù che ti parla, ma ben altro. Secondo Corinzi 11:14. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Quindi, cara sorella, in questo messaggio non c'è nulla di veritiero. È probabile che tu voglia avvicinarti al Gesù tramite i cari fratelli, e come al solito c'è sempre chi ostacola. Ma tu non dargli retta, sii forte e combattilo. Invoca il nome di Gesù e scaccialo via con tutte le tue forze. Lui non ha potere su chi è fermo nella fede in Cristo. Dio ti benedica, Carla. Ok, andiamo avanti. No comment. Leggiamo la risposta di Grazia. Carissima sorella G, perché sulla pagina radio abbiamo messo G, non abbiamo messo Giovanna, è tutto il nome. Carissima sorella G, nella Bibbia, leggendo tutti i versetti a riguardo, viene definita abominevole l'immagine e la scultura creata o usata apposta come idolo per adorarla. Così facendo la sostituiscono a Dio, adorando l'immagine e non Dio. Per tale motivo Dio vieta la creazione di immagini o sculture. Sinceramente non trovo scritto in alcun posto il divieto di Dio di usare delle immagini per trasmettere il suo messaggio. Anzi, ho trovato questo versetto, 2 Corinzi 3:17. Ora, il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà. Questo vuol dire che a fare la differenza è lo Spirito con cui facciamo le cose. Nel caso specifico, lo spirito usato non è quello di idolatrizzare immagini, ma rendere più chiaro il messaggio di Gesù, come avviene in tutti i libri per i bambini. Abbiamo anche i film, dove ci sono degli attori che interpretano Gesù, e il concetto è sempre lo stesso. Poi riguardo alla musica, i cantanti del mondo, di cui solo alcune canzoni vengono trasmesse in radio, in base al messaggio da trasmettere, sono Marcello Marocchi, Neck, Laura Pausini, Celentano e Bocelli. Sulla base di cosa li giudichiamo? Io so che sono cristiani perché hanno professato pubblicamente la loro fede, come tanti altri attori e personaggi pubblici e famosi. Ora, chi siamo noi che a prescindere giudichiamo loro definendo i loro frutti come opera di Satana? Ecco la risposta in Matteo 3, verso 7. Perché io vi dico che se con la vostra giustizia Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi o dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Facciamo attenzione a non scandalizzarci come i farisei in Matteo 15:12. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: «Sai tu che a sentire queste parole i farisei si sono scandalizzati?» Chiudo infine benedicendoti con un versetto in Filippesi 1, verso 9. Un saluto, grazie. Grazie Gesù, grazie Gesù. Amen. Daniela, il problema dell'idolatria, penso, sussista nel momento in cui si prega. Ci si inginocchia e si adora una immagine, e non nell'immagine in se stessa. È un po' come la storia di coloro che credono che Gesù risponda solo se il suo nome viene pronunciato correttamente nella sua versione originale, limitando lo stesso ad una semplice password o formula magica. È chiaro che noi adoriamo quello che rappresenta questo nome, e cioè la salvezza di Dio tramite il sacrificio della croce, quindi non è la pronuncia ad essere importante. Sia per quanto riguarda le immagini che la musica, mi sento di citare 1 Corinzi 10:31. Ogni cosa può essere usata per glorificare Dio. Quindi anche una canzone del mondo, oppure una raffigurazione della vita di Gesù, escludere tutto ciò che non è cristiano, ma io direi religioso, risulta settario. Questo è il mio pensiero, un abbraccione a tutti, Daniela. Amen. Un'altra risposta da parte di Maria. Ciao cara sorella G,
Dici che il Signore ti ha parlato, ma tu scrivi che in alcune cose sei d'accordo su quello che dice fratello Giuseppe e altre no. Mi sorge una domanda. Non è che queste sono le cose che non ti piacciono a te? Ti posso dire che sia queste immagini che loro usano nei video e da altre parti non le guardo più di tanto perché è talmente forte il messaggio che è basato tutto sulle scritture. E le bellissime testimonianze dei fratelli e tutto passava in secondo piano. E per la musica non cristiana, fratello Giuseppe ha sempre detto che loro non ascoltano le canzoni del mondo, ma alcune canzoni si possono usare per dare la gloria a Dio. Mi ripeto, tutto quello che insegna fratello Giuseppe è tutto basato sulle scritture e in ogni cosa che fanno glorificano Dio ed è per questo che ti colpisce. Un grosso abbraccio in Cristo Gesù, Maria. Amen. Prossimo, da parte di Daniele. Ciao amici di Radio Blast. Premetto che credo alla buona fede di questa sorella, però non è sufficiente questo. E non è sufficiente che lei dica che quei rimproveri a fratello Giuseppe siano da parte del Signore, perché questa corrisponda effettivamente a verità. Chi può assicurarci che non si tratti di autosuggestione, piuttosto che di qualcun altro che si spaccia per il Signore? Allora, bisogna partire dalle scritture e leggerle nel loro contesto. In base a questo, è chiaro che l'utilizzo che voi fate di immagini di Gesù e altri disegni non sono assolutamente idolatria o cose del genere. Non mi pare infatti che invitate la gente a trattare quelle immagini come divinità, ma solo come aiuto a pensare e concentrarsi sulla divinità vera, cioè appunto su Gesù. Insomma, cara sorella, voglio credere alla tua buona fede, ma su questa questione sei un po' fuori strada. Per quanto riguarda la musica, non mi pare che alcune canzoni, magari non specificatamente cristiane, che a volte proponete, siano così da demonizzare, in quanto non contengono messaggi espliciti o impliciti in contrasto con la parola del Signore. Espliciti o impliciti. Insomma, cara sorella, con questi estremismi che mi rimandano ad alcuni movimenti evangelici, che a mio modesto parere sono un po' settari, con questi estremismi non si edifica la Chiesa del Signore. Un saluto e che Dio vi benedica. Prossimo. Amen. Prossimo, Lina dalla Svizzera. Cara sorella, anche il Paolo, il nostro grande fratello, ovunque andasse a portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo, usava anche vie sotterfugi. Usava vie e sotterfugi per raggiungere. Usava vie e sotterfugi per raggiungere più anime possibili. Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo a tutti, per guadagnarne il maggior numero. E coi giudei mi sono fatto giudeo, per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Coi deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi faccio ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni. E tutto fu a motivo del Vangelo, affin d'esserne partecipe anch'io. 1 Corinzi 9, 19 fino a 23. Fine messaggio. Bella scrittura. Amen. Continuo con il messaggio di Daniele e Nasserà. Pace a voi cari fratelli di Radio Blast. Ho letto quello che vi ha scritto la sorella G e sono subito andato a investigare la parola e ho trovato nel libro Primo Re 6:35 e ancora 6:29 che Salomone collocava nel tempio le sculture di cerubini. Sembrerebbe... Che riferimento ti dà? Primo Re 6:35. Ok, correggi, e deve essere Secondo Re. Ok, possiamo controllare. E anche Primo Re 6:29. Sì, secondo me è Secondo Re. Salomone collocava nel tempio le sculture di cerubini.
Sembrerebbe che va in contrasto con il comandamento. No, è primo re, 6.35. È primo re? Mm-hmm. Primo re cosa? 6.35. Primo re? Sì. Mm-hmm. Perché dice nella Bibbia che Davide ha dato a Salomone il piano del costruire il Tempio e lui lo ha costruito secondo le istruzioni di Davide. E poi Daniele continua. Ok. Ma la risposta l'ho trovata in Levitico 26.1 che dice: non ti farai immagini né scultura per adorarli. È qui che possiamo cadere in peccato, se ci prostriamo per adorare l'immagine. Io credo che dare un'immagine così, per dare un'idea di quello che abbia potuto rappresentare Gesù su una stampa di un volantino, non è quello il problema. Se no, a questo punto, non dovremmo nemmeno vedere i film di Gesù. Anche questo sarebbe idolatria. È molto di più. Per quanto riguarda la musica, perché i film imprimano, ti impressionano molto di più. Sì. Per quanto riguarda la musica, non mi sembra avere mai ascoltato a Radio Blast musica satanica. In più, anche l'Apostolo Paolo usava i detti dei profeti cretesi, che non erano ispirati dallo Spirito di Dio, per parlare alle coscienze dei cretesi. Senza dimenticare anche le parabole di Gesù, che per parlare alle persone usava un parlare fatto di esempi, nell'attesa che le coscienze si ravvedessero. Io credo che la musica può raggiungere le persone che non conoscono ancora Gesù. Un caro saluto, un forte abbraccio, Daniele e Nasserà. Quindi, infatti, cos'è che dice che Paolo citava e anche i poeti pagani, no? Sì. Quindi citare un poeta pagano, poi è facile accusare uno di satanismo perché cita i poeti pagani. Mm-hmm. Infatti nel Libro degli Atti, infatti Paolo cita i poeti pagani. Però bisogna vedere lo scopo. Comunque andiamo avanti, non voglio entrare. Ancora una risposta e poi chiudiamo. Risposta da parte di Esteban da Messico. Voglio mettere alla prova questa voce che ti ha parlato, usando le scritture, cara sorellina. Dio comandò di non fare immagini di nulla che fosse in cielo, né in terra, né in mare, in Esodo 20. Ma vediamo che ha anche comandato di fare immagini di angeli per l'arca del patto. Ha anche comandato Mosè di fare un serpente di bronzo. Molto tempo dopo, credo in Secondo Cronache, hanno rotto il serpente perché l'Israele lo adorava. Quindi Dio comandò fare delle immagini. Ma io non vedo che i fratelli vadano ad adorare le immagini di Radio Blast, perché appunto quasi sempre Giuseppe fedelmente parla contro adorare le immagini. Quindi, Tito 1.15. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. Questa è la mia opinione, cara sorella, e che Dio ti benedica tanto. Non ti preoccupare, ci capita a tutti e certamente ha capitato a me. Ti potrei mostrare il messaggio che io ho mandato a Radio Blast. Altri li ho scritti, ma non li ho mandati. Ma se conosceremo la parola di Dio, tutto sarà più chiaro. Che Gesù ti benedica riempendoti del suo Spirito Santo e del suo amore e che ti dia 200 miliardi di benedizioni. Che Dio ti benedica, tuo fratello che ti ama, Esteban. Forza, avanti per Gesù. Amen. Grazie Esteban e grazie a tutti gli altri che abbiamo citato, anche quelli che non abbiamo citato. Grazie, infatti avete tirato fuori diversi aspetti che noi neanche ci abbiamo pensato. No, è vero. Scritture interessanti, esempi della Bibbia. Dio vi benedica. Vorrei ringraziare i fratelli che siete mandato risposte molto profonde. Con questo non voglio, com'è che diceva il messaggio che mi ha mandato, non parlare male di Giovanna. Com'è che lei dice? Giovanna stessa? No, nella profezia. Di non essere oltraggioso. Ma no, per l'amore di Dio, io spero di non essere mai oltraggioso, anche quando attacco l'Odissea e il farisaismo, cioè prego sempre per le persone, no? Cosa c'entra? Anzi, se ho mai offeso qualcuno chiedo scusa, la mia intenzione non è di offendere mai, ma però dobbiamo anche
come faceva Gesù, puntare il dito contro il male, il diavolo, il farisaismo, l'odiceaismo, e purtroppo questo è il lavoro duro, è messaggero, sai, però l'ambasciatore non porta pena, cioè io sono un ambasciatore, cioè, e sbaglierò anche, però chi è che non sbaglia? Chi non sbaglia tira la prima pietra. Assolutamente, nel nome di Gesù non voglio oltraggiare nessuno, anzi ti ringrazio Giovanni, non l'avrei pubblicato, guarda, non, capito? Mi piace pubblicare a volte anche le critiche, perché non è che si possa, però poi mi piace, è bello, siccome siamo una chiesa e ci sono fratelli anziani, o fratelli col discernimento, fratelli col dono della parola, che come avete visto questi fratelli Hanno dato la scrittura. hanno il dono del discernimento della parola, non è che hanno... Non hanno oltraggiato nessuno, anzi sono stati molto garbati, molto educati, e forse anche più di me, tante volte io cioè, grido e strilla che poi le sorelle mi dicono ma c'è bisogno di gridare così. Io non sono dolce come le sorelle, voi, signore, ma tutte le delle sorelle in generale sono più dolci. E io ho un problema che gli uomini è così, siamo così e pregate per noi, cioè non lo so. Ma preghiamo. Forse abbiamo, non so se essere come orsi è un dono. A volte serve anche quello. A volte serve un orso. A volte serve perché ti serve uno che è più duro, che è più forte, che non ha paura. A volte, però, non sempre. Non sempre, però Devi discernere. servono anche le sorelle, sempre col Eh sorriso, sì. sempre gentili. Io ammiro molto lei, con l'amore che la gentilezza naturale che Dio ha dato alle sorelle, l'ammiro moltissimo. E tutta la mia vita cerco di essere un gentiluomo, un gentile, educato, a volte non ci riesco, chiedo scusa. Giovanna, non ti oltraggio, ci mancherebbe altro, sorellina, non temere, non temere. Ti voglio bene, apprezzo anche le tue critiche, spero che diventino costruttive. Vabbè. Allora, io sono d'accordo di non idolatrare le immagini, Giovanna, sono d'accordo con te, infatti come i fratelli hanno testimoniato, io sono sempre contro l'idolatria dell'immagine, però credo che tutto dipenda. Se l'immagine stampata su inchiostro viene idolatrata, se idolatriamo l'inchiostro, la carta e così, certo. Oppure se invece viene usata per portare qualcuno a Cristo, portare al vero Cristo. Per esempio uno che non sa leggere. Va bene, in India nessuno va a vedere i film come in India, adesso c'è internet ovviamente, perché nessuno sa leggere. E loro tutti vanno a vedere i film, perché non sanno, i libri non vanno molto in India, non sanno leggere. Per cui le immagini aiutano molto i bambini, aiutano molto le persone che fanno anche fatica a leggere o non gli piace leggere. Poi Dio ci ha dato un altro grande, grande privilegio che il messaggio è tutto in audio, quindi uno può ascoltare mentre guida la macchina, mentre lavora, cioè è una grande benedizione. Anche se lavori, c'è un fratello che dice che io mi dice io al lavoro, mi metto gli auricolari e mi pagano per ascoltare la Radio Blaster, benedica. Quindi è una grande benedizione, è veramente un miracolo. Comunque, diciamo, il linguaggio di oggi è il linguaggio di video, di audio, di immagini, di internet. Il diavolo usa queste cose per divulgare sua sporcizia, quindi perché non usarle per evangelizzare? Perché non Amen. usare... Cioè, non c'è niente che il diavolo usa... oggi di più, la più grande sataneria del mondo oggi non sono solo le immagini, ma anche l'internet. E loro cosa facciamo? Non usiamo l'internet. Usiamolo per Gesù. Non usiamo un pianoforte che lo usa il diavolo. Non No. usiamo le immagini. Sì, però la Bibbia dice di non adorare, e quello è il punto. Non adorare le immagini. Va bene? Quindi se vogliamo mantenere i 10 comandamenti proprio al massimo, allora dobbiamo essere rigorosi anche con il 4º comandamento, mantenere il sabato. Però Gesù non lo ha mantenuto il sabato. Ditegli ai fratelli delle chiese avventiste del settimo giorno, Gesù non ha mantenuto il sabato. Va bene, quindi infatti un giorno mangiavano grano mentre camminavano per le campagne, e farisei, perché voi il giorno di sabato fate quello che non si può fare il giorno di sabato? Perché mangiavano, prendevano le spighe. Va bene. E Gesù ha detto che il sabato è stato fatto per noi, non noi per il sabato. Il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Il sabato è qui per servire l'uomo. Capisci? I 10 comandamenti sono al servizio dell'uomo per portarli a Dio. Amen.
Non siamo qui ad adorare i 10 comandamenti, siamo qui a servirsi dei 10 comandamenti. Sono degli strumenti: non uccidere, non rubare, non concupire. Sono strumenti perché è così che possiamo arrivare a Dio. Ma se ci mettiamo ad adorare i 10 comandamenti e dimentichiamoci di Dio, diventiamo farisei. Quindi non adorare immagini è perché non sostituiamo Dio con l'immagine. Però se l'immagine invece è il contrario, aiuta un bambino a capire chi è Gesù, aiuta un bambino a vedere. Io mi sono salvato con un'immagine. Ah, è Ho trovato vero, un'immagine per sì. terra, strappata, e mi sono salvato, ricevuto Gesù poco dopo. Io mi ricordo, avevo 6-7 anni. Va bene, i miei genitori erano atei. Non ho mai parlato di Gesù, niente, solo di Stalin, che brava persona che era Stalin, che galantuomo che era Lenin, Mussolini, niente male. Cioè, mio padre era socialista, era socio fascio comunista, lui era di sinistra al massimo. Ah, Signore Gesù. E infatti quando sono andato a militare, ho fatto diversi mesi nel paracadutisti, poi mi ha mandato ad andarmene perché mio padre era comunista, e lì sono tutti fascisti. Capito? Però ho ricevuto un po' di addestramento, grazie al Signore, tutto andava bene, andava a gonfie vele, però ho detto no, qui, poi io mi sono andato qui, sono tutti fascisti, i paracadutisti, allora una carriera, un disastro comunque, perché andare in giro a ammazzare la gente, per l'amor di Dio, era quello l'addestramento. Comunque, gloria a Dio. Ho trovato questa immagine per terra, era una pagina strappata di un catechismo cattolico. Io ancora non sapevo leggere, avevo 6 anni, avrò avuto, non so neanche leggere, però c'erano due immagini. E c'era uno che bruciava l'inferno e un altro che era in paradiso nelle gioie del Signore. Caspita, me lo sognavo in continuazione. Perché, poi comunque una lunga storia, poi alla fine ho ricevuto Gesù, grazie a questo. Cominciato così. Quindi l'immagine dipende se dà la gloria a Dio o al diavolo. Sai che il diavolo, come il suo fratello eccezionale, il suo fratello gli ha citato a Giovanna le scritture, il diavolo ha usato le scritture e scritto gli angeli ti porteranno. Vero? Sì. E cosa fa il diavolo qui? Usa le scritture. Va bene. Così se il diavolo può usare le scritture di Dio contro Gesù, noi possiamo usare l'immagine del diavolo contro il diavolo. Però queste immagini che noi mettiamo non sono del diavolo, sono immagini Certo, cristiane. sì. Però al limite potremmo usare immagini sbagliate. Stiamo usando l'internet, che è una cosa creata dal diavolo, per la gloria del diavolo, usiamo per la gloria di Dio. Il diavolo è pazzo di rabbia che noi diamo la salvezza di Gesù alla gente attraverso internet. Il diavolo è pazzo di rabbia, se potrebbe ci avrebbe uccisi ieri, tutti quanti. Non può, perché? Perché abbiamo angeli. Amen. Grazie, Signore. Allora, Amen. guarda, riguardo alla musica, grazie fratelli che avete risposto magnificamente, grazie, siete dei scudieri meravigliosi, bravissimi. E guarda, io credo che tanti cantanti del mondo, come voi fratelli avete confermato, sono stati a volte, senza saperlo, ispirati dallo Spirito Santo. Laura Pausini, per esempio, che non so chi mi dice che è buddista, chi mi dice che è cristiano, non lo so, però anche se è una buddista che si sveglia la mattina, fa un canto che ci fa pensare al Signore, che ben venga, va bene? Quindi se è buddista, non lo so se è buddista, però se è buddista pregate per lei, a me mi sembra una persona simpatica, ma lei ha divorziato, non so, se la vedrà con Dio. Trump, presidente, pagava una prostituta a colpi di 100.000 dollari. È una cosa educata verso Melania, che tra l'altro è una No. bellissima donna, non è, non so, questo qui è, non si fa, 100.000 dollari, ma stiamo scherzando. E poi quello lì l'ha tradito, adesso gli hanno dato più soldi, non giocate con le prostitute, ragazzi, non scherzate col fuoco. Va bene, però sono affari suoi, va bene, non sono affari miei. Ancora penso che Trump, in nome di Dio, sì, adultero, si sarà pentito. Trump è Speriamo, uno che vincerà a dire: speriamo. non ho molti peccati, cosa devo pentirmi? Insomma, è un cristiano così lui. Però Dio lo sta usando, ha Sì. riconosciuto Gerusalemme, capitale di Israele, sta parlando di costruire il tempio. E allora Dio ha usato Ciro, un sanguinario, un imperatore che andava in giro a attaccare la gente per i polpastrelli dei piedi. Va bene? Dio ha usato Gengis Khan. Sai Gengis Khan, il mongolo, il tuo compaesano, Angela, Non è il mio tu sei compaesano, ungherese. no, niente a fare con Ma me. lui, questa lingua ungherese E vabbè, è mongola. ok.
Ecco, quindi sarà un paesano tuo, non so quello che vuoi. Spero, non sono una discendente di Noi Gengis abbiamo Khan. Garibaldi e voi avete Gengis Khan, giusto? Noi abbiamo Garibaldi, giusto, in Italia? Massone, Garibaldi, massone. E voi avete Gengis Khan. Ok. E Dio ha usato Gengis Khan. Sì, l'ho usato, sì. Per Dio ha usato Gengis Khan. Come l'ha usata? Per fermare gli turchi. fermare l'Islam. L'Islam abbiamo conquistato l'Europa. Però dal nulla, dall'Oriente, dalla Mongolia, arriva questa orda di mongoli che hanno fatto polpette degli islamici. Erano persino peggio degli islamici. Caro mio. Ah, quindi Dio l'ha usato Gengis Khan per salvare i cristiani. Dio ha usato Ciro per costruire il tempio. Dio ha usato Alessandro Magno, uno che si dice ha ucciso il padre, Alessandro il Grande. E Filippo il Macedone, dicono che l'ha ucciso lui, Alessandro. Poi io non c'ero, non lo so, così alcuni scrivono. E cosa ha fatto? Dio ha usato Alessandro il Grande per umiliare la Persia, per vincere la Persia, e per diffondere in tutto il mondo la lingua greca, una lingua necessaria, va bene, per predicare il Vangelo. Vabbè, che anche ai tempi dei Romani ancora parlavano il greco nel mondo, un po' come oggi che si parla l'inglese dappertutto, capito? Dio usa, e la lista è lunga di ciò che Dio usa per la sua gloria. Dio usa persino uno come me, capito? Chiedi a, va bene, quelli di internet, che non è che gli vado molto a genio, cosa devo fare? Vedi, guardate, io qua la lingua peli non ne voglio aver preso la lingua. Va bene, preferisco sbagliare dicendo troppa verità che troppa poca. Io non ho una chiesa che devo compiacere alla gente che la domenica devo venire a portarmi l'offertina. No, non ne chiede offerte. Lui che lo dà, lo vuol dare, chi non lo vuole dare, che se la tenga. Devo dare la verità, va bene? Se devo Amen. andare a abitare nella stalla a Betlemme, vado. Va bene? Alleluia, alleluia, gloria al Signore, grazie Gesù. Quindi riguardo alla musica direi come dice in Matteo capitolo 5, il Signore fa levare il sole sui malvagi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. A volte lo Spirito Santo riesce a raggiungere per alcuni momenti quel cantante e lui scrive una canzone ispirata da Dio, anche se forse non è un cristiano dedicato 100% tutti i giorni a vivere per Gesù. No, però qua e là lo Spirito Santo riesce a toccarlo un po'. Sì, Pavarotti è uno che è divorziato perché andava a fare una relazione adultera. Cioè, che ne so io, se la vedranno con Dio, io non sono il giudice io. Va bene, di questa gente qui, se la vedranno col Signore. Se Sì, hanno sì, sì. sbagliato, la parola di Dio li giudica. Però se fanno una canzone cristiana, io la uso. Va bene? Quindi non è che c'è molto da aggiungere. Quindi se noi discerniamo, se noi sentiamo che un cantante che può essere più o meno cristiano canta qualcosa che noi discerniamo, è ispirato da Dio, per esempio Toto Cutugno fa il canto Mamma. Toto Cutugno non è un missionario Eh no. classico, non è uno in giro a predicare il Vangelo, però a me mi sembra No. simpatico, ma io non investigo, io ascolto la canzone e dico, ma sembra che è bella. Che è ispirata da Sai Dio? quel Quello è canto Avor cura di sufficiente? te? Sai quel canto Avor cura di te che la fa anche Celentano e poi Sì, quell'altro? la cura. Sì, la cura, la cura. Ecco, cioè, non so se lui capiva cosa stava componendo, che l'ha fatto Battiato, se non mi sbaglio, Sì, Franco Battiato, che è Battiato, così sì. bella che anche Celentano l'ha cantata. Ora, Celentano è un cristiano dichiarato. Infatti lui vuole fare il frate e poi ha fatto il cantante, è un cristiano al 100%, ha fatto film cristiani, tutti. E quindi Battiato fa questo canto, lui non lo sa che, però secondo me Dio fa piovere e fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti, anche sui non credenti, non cristiani, ricevono un'ispirazione di Dio, ricevono un canto cristiano. È bella questa scrittura, penso che è veramente una risposta. Sì, anche per esempio, sai, la Bibbia chi l'ha scritta? Gli uomini. La Bibbia l'ha scritta gli Ah uomini, i no, profeti. ok, sì. Ok. I E profeti. c'è stato uno che è andato a Gerusalemme, ha distrutto Gerusalemme, ha bruciato il tempio, un re pagano, e ha scritto un capitolo della Bibbia. Ah, è vero, C'è sì. stato un imperatore
Un imperatore che è andato lì con l'esercito a Gerusalemme, ha ammazzato tutti, li ha squartati, li ha ridotti schiavi e ha distrutto tutto Israele. E poi ha scritto un capitolo della Bibbia, Sì, è ed è vero. Daniele capitolo 4. 4, mi pare, Daniele, sì. leggetelo. Daniele capitolo 4, lui ha scritto un re pagano, Nebuchadnezzar, Sì. che si è convertito a Dio, che era raffigurato nelle profezie di Daniele 7 e 8, capito? Dice: gli darò un cuore di uomo. Raffigurato che da animale diventa un cuore di uomo. Quindi, per cortesia, anche se Laura Pausini è conciata così, c'ha problemi col marito, però non giudichiamo troppo perché magari noi siamo più peccatrici, più peccatori di lei, va bene? Non giudichiamo, non lo sappiamo quando due divorziano. Chi lo sa chi ha più ragione e più torto? Perché lasciamo che Dio giudica? Se lei non è cristiana, se lei non è cristiana, a me sembra una donna simpatica, una donna che ha sofferto molto, però se non è cristiana adesso che è buddista, io non lo so, si girano voci, però domani si converte, sarà magari, andrà nel regno di Dio davanti a noi. E che ne sa, nel frattempo Dio gli dà un'ispirazione, un bel canto. Va bene, e guarda, Cotugno ha fatto un canto, Mamma per esempio. Ecco, cosa c'è? Questa è una bellissima... Un bellissimo canto. Oggi è la festa della mamma, oggi, no? Sì. Diverse sorelle ci hanno scritto, oggi è la festa della mamma in Italia, che non sapevamo. Quindi guarda, perché non mettiamo un bel canto alle mamme? Guarda, a Ah, proposito della mamma. non è canzone cristiana questa. Non è cristiana questa, No. quindi mi crocifiggono di nuovo. Adesso la metti. Diciamo una canzone con spirito cristiano, possiamo dire così? Ah, quello sì. No, è una bellissima canzone per le Okay, mamme. Una andiamo a bella chiamare la mamma, dedicazione d'amore. qualcuno chiami la mamma della casa qui. Oh, digli in radio che verrà. Digli così in radio che ti ascolto. Mi sta seguendo. Sì. Deborah, if you are following, would you please come here? I need your help. God said to Adam, it's not good for Adam, fratello Giuseppe, to be alone. I will create him and help me. Then he created Wait, Eve. allora Giuseppe dice, Deborah, se mi senti, vieni veloce, ho bisogno di te perché Dio ha detto ad Adamo, fratello Giuseppe, non è bene per l'uomo di essere solo, gli facciamo un aiuto. E ha creato Eva, Deborah. Ciao Deborah, eccola. Hi, You David. were, fo you, you were following? Yes. Oh, you are a sweet girl. You need help? Yes, I need help. Can you help me? Yes. Eccoti, eccoti. I was saying, thank God for the girls, they're so sweet and gentle. Stavo dicendo. Yes. Come le ragazze, le sorelle sono così dolci. Allora, senti, vorrei dedicarti una canzone a te e tutte le mamme che ci seguono. Sto cercando di dimostrare un punto, che ci sono canti non cristiani che sono più cristiani di certi canti cristiani che fanno addormentare. Va bene? So Ah, he said there grazie, are some signora. songs which are sang by non-Christians which are more awake and beautiful than certain Christian songs that put you to sleep. No, but that's true. Perché tu a È volte vero. vai a evangelizzare, e vai col megafono e predico, hai visto quel megafono nelle piazze che Sì. predicano? Gesù Cristo è la verità, e voi siete idolatri, voi con le vostre statue, voi c'è da tirarsi i capelli. Capito? Uno predica Gesù e fa scappare la gente da Gesù, un altro canta una canzone come quella per esempio di Battiato, La cura. O per esempio che so, Celentano che canta L'uomo macchina, o Pavarotti o chiunque altro, o Marocchi per esempio, che è uno dei miei cantanti preferiti, Marocchi, Sì, ma lui è Marcello Marocchi, cristiano. lo raccomando a tutti e se vi criticano date la colpa a me. Ah, dicono che non è cristiano forse perché è cattolico, non è evangelico, però Quindi, è ma chi dice 100% che non è cristiano. cristiano? Non lo so. Ma è 100% Ma cristiano, perché i Marocchi? cattolici non sono cristiani, Non lo scusa. so, ma sì che lo Cioè, ci saranno sono. leggi, c'è il Papa, qualcuno della sua cricca, ma sono cattolici, ma possono essere cristiani quanto tanto quanto gli Sì. evangelici, anche di più. Sì. Parlo per esperienza diretta, non è vero, io sono idolatra, ma sei idolatra tu che adori la panca di chiesa. Ma no, cerchiamo di non puntare il dito, per cortesia. Allora, Deborah, God bless Grazie, anche te. you.
Allora, innanzitutto io stamattina ho fatto un giretto, siccome non ci sono più fiori, ho fatto il giretto in giardino, Deborah, e ho trovato solo dei belli ramoscelli. Dei bei ramoscelli dell'albero, guarda, ti ho fatto, thank you. Ho fatto un pacco per te. Oggi è la festa Carmen. Della donna in Italia, non siamo in Italia, fa niente. Fa conto che oggi sei italiano, va bene? Debbie, he was out in the morning, everywhere in the garden, looking for a flower. He didn't find one flower. Ho cercato dappertutto oggi i fiori, non ci sono, inverno, quindi ci sono fiori. E allora ho preso dei ramoscelli di diversi tipi di alberi, vedi, giallo, verde, well, look at the colors, olivo, they're vedi. Putting together just the thought. Sì, sì, l'ho legato insieme. Ecco, questo, thank you. Questo te lo sotto il cuore, è la festa della mamma. Niente, benedica, I love you. I love you, thank Alleluia. You. Va bene, so adesso, now we sing the song. Oh, yes. So adesso, Deborah, è a te e a tutte le mamme amorevoli, dolci, pieni di amore, che si svegliano di notte a curare i bambini, che hanno figli adolescenti e hanno figli di 20 anni, di 21, di 22, di 23, di 24, eccetera, che magari neanche si ricordano ogni tanto di dire grazie a mamma che mi ha cambiato i pannolini, mi ha insegnato a mangiare, mi ha insegnato ad andare al bagno, mi ha insegnato ad andare in bicicletta, mi ha insegnato a vestirmi, mi ha insegnato questo, quell'altro, tanto altro, tutto l'altro, mi ha insegnato come evitare l'inferno, mi ha insegnato a leggere la Bibbia, mi ha insegnato... E purtroppo a volte non c'è neanche tempo di dire grazie. Sì. Amen. Amen. Bene, voglio dire a questi figli, diamoci una svegliata tutti quanti e Amen. Ricordiamoci di andare dalla mamma ogni giorno a dare un bacio, un abbraccio. Mamma, ti voglio bene. Io ringrazio Dio perché sei la mia mamma. Io non mi merito una mamma come te. Una mamma che a volte ti ha fatto innervosire, ti ha fatto perdere la pazienza e ti è scappato qualche parola in più. Mamma, mi merito che ti scappano tante parole in più, perché io, mamma, non mi merito una mamma così. Ci sono mamme che abortiscono perché devono pitturarsi le unghie, perché devono vedere la televisione. Invece tu, mamma, hai fatto tempo per me. Tu, mamma, non mi hai trascurato. E adesso, mamma, io mi prenderò cura di te, mamma. Conta su di me, mamma. Se devo passare l'inferno, lo attraverserò, ma mi prenderò cura di te, mamma e papà. Toto Cutugno, le mamme. Braccia grandi per abbandonarmi dentro, se la notte avevo un po' paura. Occhi profondi per cui ero un libro aperto, senza dire neanche una parola. Aveva mille modi buoni per svegliarmi, quando non volevo andare a scuola. E mi chiedevo, mentre le guardavo i piedi, questo angelo che non vola. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. E così piccolo io avrei affrontato il mondo, vuoi chi si avvicina e chi la tocca. E che parole dolci come quelle torte al forno, che veniva l'acquolina in bocca. Mi rimboccava fino al naso le coperte, se pioveva avevo un po' paura. E mi tuffavo nel suo letto a braccia aperte, ad ogni tuono forte mi stringeva. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. Le mamme guardano nel cielo un aeroplano e quel treno sulla ferrovia. Parlano e sognano del figlio.
sogno che è lontano, davanti a una fotografia. Le mamme piangono e si asciugano gli occhiali, mentre gli anni se ne vanno via. Se pensi a quando ti tenevano per mano, sembra ieri che malinconi. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma si amano di più. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, ma ti amano di più. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più.